Buonasera, siamo qui per una nuova tappa della staffetta, quest'anno la staffetta delle P e noi abbiamo ogni anno come rete WEC una staffetta e passiamo una copia di Punto Eco, la rivista che è storica un po' dell'educazione ambientale italiana. Tematica di quest'anno è quella della partecipazione, P come partecipazione, come persone, come pianeta, come protezione dell'ambiente e della natura. Questa è una tappa particolare, è una tappa di ricercatori, è una tappa della ricerca. Anche la ricerca ovviamente è un modo per partecipare, per dare alimento a quello che è il movimento, l'impegno di tutti per la protezione dell'ambiente. Ora, a Dario Padovan di introdurre questa tappa. Arrivederci. Benissimo. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Il mio compito è di presentarvi il numero 31 della rivista Cultura della Sostenibilità, che è una rivista scientifica che da tempo si occupa delle problematiche ambientali e della transizione ecologica. Il numero che abbiamo chiuso è un numero particolarmente ricco. Un primo blocco di articoli fa riferimento a commenti e analisi anche approfondite del pensiero di Georgescu Regen. Voi sapete che Georgescu Regen è stato un importante economista, allievo di Schumpeter, che però ha posto le basi per l'inizio e poi lo sviluppo della cosiddetta ecological economics, economia ecologica. In questo numero abbiamo tre articoli che si dedicano al pensiero ad alcuni aspetti del pensiero di Georgescu Regen, alcuni dei quali si concentrano intanto sulla tematica della bioeconomia. Il testo di Mauro Bonaiuti fa proprio riferimento alle modalità con le quali il termine bioeconomia circolare, potremmo anche mettere, sia stato scippato dal vocabolario di Georgescu Regen, il quale intendeva qualcosa anche un po' di differente rispetto a come poi questo termine è stato declinato. Vi è poi un secondo articolo che si concentra sulla teoria energetica del valore che era stata criticata proprio nei testi di Georgescu Regen. Questo è un articolo che è stato proposto da alcuni studiosi, alcuni economisti dell'Università di Torino, i cui nomi sono Raffaele Guarino, Fiorenzo Martini e Marco Bagliani. Infine c'è un testo di un collega spagnolo, José Manuel Naredo, che si occupa di presentare anche lui in termini critici quelle che sono le proposte e le potenzialità di cambiamento di paradigma economico da parte del pensiero di Georgescu Regen. Una seconda blocco sarà pubblicato nel prossimo numero e quello invece conterrà un'analisi un po' più particolareggiata e approfondita del rapporto e di un confronto, di un rapporto tra il pensiero di Georgescu Regen e quello di Carlo Marx. Ma il numero 31, questo numero non si ferma a questi tre articoli, vi sono altri articoli che denotano, sottolineano la ricchezza anche di questo numero della nostra rivista. Un articolo dedicato al rapporto tra cambiamento climatico, sia dal lato delle cause che dal lato delle misure per contenerlo, e i problemi dei nazionalismi. Un altro articolo dedicato un'analisi della transizione energetica nel nostro paese, ma dal lato non tanto delle politiche pubbliche, quanto piuttosto dal lato delle iniziative sociali dal basso. Una proposta di progetto educativo fondato sulla musica e l'ambiente, o musica d'ambiente. Un articolo che viene dedicato alla transizione, al passaggio anche da un punto di vista concettuale
dalla giustizia sociale alla giustizia ecosociale o alla ecogiustizia, che implica mutamenti significativi nelle politiche sia di welfare e sia controllo e di diminuzione delle disuguaglianze. Infine abbiamo due articoli che si inquadrano in una specie di sociologia dei consumi, che si preoccupano di capire quali possono essere le leve per transitare i modelli di consumo verso la sostenibilità e così promuovere una società del benessere, e se a queste strategie si possono associare o possono anche valorizzare quelle che sono le politiche urbane per l'economia circolare all'interno delle città. Sapete che quello appunto del metabolismo urbano sostenibile è uno dei temi che sono oggi al centro del dibattito e anche delle attività politiche sia di accettabilità sociale che di rifiuto, come dire, di alcune di queste politiche che vanno nel senso della sostenibilità urbana, come per esempio i piani cosiddetti nature-based solution, cioè le soluzioni basate sulla natura, che comprendono riforestazione e rincorporazione di natura all'interno delle città, e il testo che qui presentiamo, l'articolo che qui presentiamo a nome di Marco Ingrassia e della nostra collega Maria Claudia Cusumano, si occupa proprio delle politiche urbane per un'economia circolare nella città. Chiude il numero un manifesto per la civilizzazione ecologica, per Ecological Civilization, che ci è stato fornito gentilmente dal nostro collega Aaron Gehr, del quale abbiamo pubblicato altri articoli nei numeri della nostra rivista. Questo è un tentativo di fornire dei principi di ecopoiesis, cioè l'idea che le società possano organizzarsi, riorganizzarsi, auto-organizzarsi attorno a dei principi di ecologia. Non a caso questo manifesto è chiamato proprio il manifesto della incivilimento o civilizzazione, dipende dalla traduzione che noi operiamo del termine civilization, però ecologica. Bene, passo il testimone, pure io. Grazie Dario, grazie a tutta la direzione di cultura della sostenibilità e anche alla redazione. E iniziamo a conoscere subito le autrici e gli autori di questo nuovo numero, del numero 31 della rivista. E iniziamo subito con Mauro Buonaiuti, che come appunto ha già riferito Dario Padovan, ha scritto un articolo, La bioeconomia scippata, quali prospettive per rilanciare il contributo regionale, di Georgescu Rogan. Chiedo la regia. Buongiorno, sono Mauro Buonaiuti, Università di Torino, e sono il curatore di questo cluster del prossimo numero di Culture della Sostenibilità, che sarà sul tema Georgescu Rogan, Marx e le sfide dell'ecologia politica. Si tratta evidentemente del tentativo di far parlare, seppure a distanza, di aprire un dibattito tra due importanti correnti di pensiero, no? Da una parte evidentemente il marxismo e la bioeconomia, la decrescita, dall'altro. Un dialogo che, diciamo subito, nonostante evidentemente Georgescu e Marx siano dei critici del capitalismo, in qualche modo forse possiamo dire sono stati i fondatori, no, delle due correnti radicalmente più critiche dell'approccio economico mainstream, nonostante questo, diciamo, il dialogo tra marxisti da una parte e ecologisti, bioeconomisti decrescenti dall'altra non è un dialogo facile. Questo numero, quindi questo cluster, si impegna ad aprire forse per la prima volta in Italia il dibattito tra queste due correnti di pensiero su una rivista scientifica, innanzitutto chiarendo, insomma, il significato per esempio del termine bioeconomia, perché attorno a questo si è creata recentemente confusione. Non dobbiamo confondere la bioeconomia
di Georgescu Rojen con il programma bioeconomico dell'Unione Europea. E quindi innanzitutto capire quali sono i fondamenti della bioeconomia da una parte e poi iniziare appunto un dialogo su alcuni temi, su alcuni punti, senza pretesa di esaustività, tra bioeconomia, decrescita e marxismo, come per esempio la questione della teoria, del valore lavoro, del valore basato sull'energia o su cos'altro. Ecco, questa questione della teoria del valore è sicuramente una questione di grande portata nella storia del pensiero economico che iniziamo ad affrontare su questo numero. Grazie. Grazie Mauro Bonaiuti, e adesso passiamo al secondo articolo che ce lo presenta Raffaele Guarino. L'articolo di Raffaele Guarino, Fiorenzo Martini, Marco Bagliani, dal titolo Georgescu Rogan and the Energy Theory of Value, The Reason of a Dispute. Mi chiamo Raffaele Guarino e sono un economista ecologico. Attualmente sto svolgendo un dottorato presso l'Università Partenope di Napoli sotto il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche. Desidero innanzitutto esprimere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori di questo evento e alla redazione di Culture della Sostenibilità per l'iniziativa e per l'opportunità di condividere qui il mio articolo. Il mio contributo si è focalizzato sull'analizzare la critica di Georgescu Rogan nei confronti delle teorie energetiche del valore. Leggendo Energia e altri miti economici, infatti, mi è sembrato che l'autore avesse un approccio ambiguo nei confronti di questo tema. Egli, infatti, da una parte demolisce i modelli economici dominanti, accusandoli di non tenere in considerazione i cambiamenti qualitativi dell'energia, ovvero di non considerare le leggi della fisica termodinamica. Ma allo stesso tempo Georgescu Rogan rifiuta ogni possibilità di formulazione di una teoria energetica del valore. Nei fatti, secondo l'autore, la termodinamica, e in particolare la seconda legge riguardo l'entropia, rappresenta la radice di ogni scarsità economica. Se non fosse per questa legge, infatti, sarebbe possibile utilizzare l'energia contenuta in un pezzo di carbone per produrre calore, dal calore produrre lavoro e dal lavoro nuovamente estrarre calore, in un ciclo continuo che di fatti ricorda il moto perpetuo di prima specie. Se da ciò sembrerebbe quindi emergere una figura orientata alla fisica del valore, Georgescu Rogan ci tiene subito a precisare che non è possibile sovrapporre l'energia con il valore economico. L'esempio che porta in questa direzione è illuminante. Un fungo velenoso, pur dotato di energia disponibile, non ha un valore economico. Questo l'ha condotto ad affermare principalmente due cose contro contro le teorie energetiche. In primo luogo, che anche la materia conta. Matter matters too, come amava ripetere, per far notare che anche la materia è soggetta a degradazione entropica. E la seconda cosa è che il fine del processo economico non è un prodotto fisico, quanto piuttosto psicologico, che egli chiama The Enjoyment of Life. In questo contributo cerco di indagare le ragioni di questa controversia, con il sospetto che le critiche di Georgescu fossero troppo dure. In primo luogo, già altri prima di me, come Ayres e Young, hanno fatto notare che proprio in virtù della degradazione entropica che energia e materia possono essere considerati nello stesso quadro analitico, come ad esempio differenziale di energia chimica. Inoltre, la categoria dell'Enjoyment of Life sembra collidere con molte parti del lavoro dello stesso autore, quelle in cui, ad esempio, si interroga sulla riproducibilità del sistema economico. Senza contare, inoltre, che se il valore, come afferma, è dato in ultima istanza dall'utilità conferita dai soggetti economici, ecco allora il nostro autore cade nella falsa credenza che le preferenze soggettive possano in qualche modo determinare il valore economico nel lungo periodo. Una falsa credenza che condivide con i modelli neoclassici da lui stesso criticati. Per queste ragioni il mio contributo intende essere una rilettura del pensiero di Georgescu Rogan, cercando di far emergere come le teorie energetiche possano essere un ponte tra le scienze economiche e quelle fisiche. Dal mio punto di vista, infatti, una teoria del valore di tipo energetico permette di riabilitare l'impostazione classica riguardo ai valori, quindi nei termini di riproducibilità e di sovrappiù sociale, ed è compatibile sia con i modelli fondiflussi da lui ideati, sia con i più recenti sviluppi della world ecology, che vedono nell'accumulazione capitalista una messa al lavoro, e quindi a valore, di una moltitudine di specie che va oltre quella umana. Insomma, spero con questo di avervi attratto almeno un poco alla lettura del contributo e ringrazio nuovamente gli organizzatori e le organizzatrici per questa opportunità di condividere il mio lavoro con voi.
Grazie, ringraziamo Raffaele Guerino e passiamo adesso agli altri contributi e le riflessioni. Iniziamo con l'articolo di Anna Novaresi e Osman Arrobio, un articolo in inglese dal titolo The Italian Energy Transition: From the Bottom-up a Comparative and Participatory Investigation with the Italian Energy Collective, Initiative Ecosystem. Allora, salve a tutti, siamo Anna Novaresio, ricercatrice postdoc in economia presso l'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del CNR di Torino. Io sono Osman Arrobio, ricercatore in sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Parma. Siamo lieti di presentarvi il nostro articolo, La transizione energetica italiana dal basso, un'indagine comparativa e partecipata con l'ecosistema delle iniziative energetiche collettive italiane. Allora, prendiamo le mosse dall'osservazione che la rilevanza dell'innovazione sociale nei percorsi di trasformazione socio-ecologica è ben nota in letteratura e il ruolo delle iniziative collettive nella promozione della transizione energetica dal basso è in crescita in Europa, dove recenti regolamentazioni comunitarie offrono nuovi strumenti ed un innovativo quadro normativo per il loro sviluppo e la loro diffusione. Nel nostro articolo esaminiamo una selezione di 7 iniziative energetiche collettive italiane, rappresentative dell'ecosistema energetico innovativo nazionale. Queste iniziative sono state coinvolte nel processo di ricerca, durato alcuni mesi, tramite un metodo partecipativo ispirato al cosiddetto consortium benchmarking. Le domande di ricerca del nostro lavoro sono state infatti individuate da un, così lo abbiamo chiamato, gruppo di ricerca partecipata, costituito da noi ricercatori, dalle suddette iniziative e da alcuni dei principali stakeholder dell'ecosistema energetico nazionale. Le domande emerse all'interno di questo gruppo di ricerca partecipata sono state quindi la traccia per le interviste ai rappresentanti dei 7 casi studio, che si sono inoltre prestati a dei visit tour virtuali. Con il materiale così raccolto abbiamo dunque analizzato in modo comparato i 7 casi studio rispetto alle loro caratteristiche giuridico-organizzative, partecipative e di business model attuale e futuro. I principali risultati del nostro studio evidenziano quindi che, nonostante le differenze nelle loro forme giuridiche e nelle loro finalità, le iniziative energetiche collettive sono in grado di offrire non soltanto un modello alternativo di business, ma anche un modello organizzativo radicalmente differente in termini residenziali e occupazionali, oltre che e soprattutto dove si ispirano al principio del consenso nel processo di presa di decisioni. Una considerazione politica finale e rilevante è che i casi studio investigati guardano con sempre più attenzione alle comunità di energia rinnovabili, le cosiddette CER, come uno strumento promettente per promuovere sia la decarbonizzazione che la democratizzazione del sistema energetico italiano. Tuttavia, l'interazione delle iniziative energetiche collettive con questi schemi e attori innovativi e il loro adattamento alle nuove norme regolanti il sistema energetico pone alcune sfide degne di interesse che nelle conclusioni del nostro lavoro proponiamo al lettore. Speriamo di avervi incuriositi con questa breve presentazione e vi auguriamo una buona lettura. Grazie Anna Novaresi e Osman Arrobio per questo contributo. Adesso introduciamo un nuovo articolo di Franco Pistono e Marta Ziccardi dal titolo Musica d'ambiente, un progetto educativo. Biossido di zolfo e ossidi di azoto, benzene, idrocarburi e altro che mi annoto. È possibile educare alla sostenibilità con la musica? Beh, certamente sì, è anche molto divertente e dunque è molto utile, come avrebbe detto Gianni Rodari. Nell'articolo presentato insieme a Marta Ziccardi, per Culture della Sostenibilità, io e lei, che siamo rispettivamente io un ricercatore in Unicusano e lei una docente in Novi Ligure, abbiamo considerato un progetto educativo svolto offerto, promosso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, altresì detta ARPA Piemonte. Un progetto molto semplice, molto giocoso,
che traduce contenuti complessi, quali quelli della sostenibilità, sono in divertenti filastrocche, rime, storie musicali e canzoni. L'articolo presentato si divide in due parti. La prima è di carattere descrittivo, e cioè si offre una panoramica sul progetto educativo. E la seconda, di taglio più pratico, invece racconta un'esperienza puntuale svolta appunto nelle classi di Novi Ligure dalla professoressa Ziccardi. Le filastrocche, le canzoni, tutti i contenuti sono liberi, sono a disposizione di chiunque gradisca osservarli, cantarli, condividerli, e molto spesso, se non sempre, contengono una chiamata all'azione, cioè dire: bene, abbiamo capito queste cose, ma adesso cosa ci facciamo? Per esempio, la filastrocca che ho introdotto chiude dicendo: osserva, leggi i dati, poi pensa a quel che vedi, e dai, prendimi per mano, a scuola andiamo a piedi. Bene, ringraziamo Franco Pistono per averci presentato questo articolo e passiamo adesso ad un altro articolo in lingua spagnola, un articolo di Francesca Cubeddu, Lucia Piccarella e Emiliana Mangone, dal titolo Dalla giustizia sociale all'ecogiustizia, nuove politiche di sostenibilità ambientale verso il 2030. Ce lo presenta Francesca Cubeddu, prego. Salve a tutti e a tutte, sono Francesca Cubeddu dell'Università degli Studi di Roma III, autrice insieme a Lucia Piccarella dell'Università Cattolica de Columbia e Emiliana Mangone dell'Università degli Studi di Salerno, dell'articolo in spagnolo dal titolo Dalla giustizia sociale alla ecogiustizia, nuove politiche di sostenibilità ambientale verso il 2030, pubblicato nell'ultimo numero di Culture della Sostenibilità che vedete anche alle mie spalle. Il nostro articolo vuole mostrare come un cambio di paradigma incentrato sull'ecogiustizia possa essere generatore di un mutamento ambientale, economico e sociale attraverso una politica tesa a raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile secondo la visione di questi tre pilastri. Uno sviluppo incentrato sulla conservazione delle risorse naturali, degli ecosistemi, ma anche sulla lotta alla povertà, sulla giustizia sociale, sulla salvaguardia dei diritti umani e della salute. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata sottoscritta dai paesi dell'America Latina e dai Caraibi e rappresenta come oggi vi sia un modello di sviluppo insostenibile, non solo sulla dimensione ambientale, ma anche su quella economica e sociale. Nel lavoro si analizza la cultura della sostenibilità espressa dai governi dell'America Latina e dei Caraibi, anche nella messa in opera delle politiche emanate. Inoltre si osservano i nuovi paradigmi di sviluppo, il passaggio dal concetto di giustizia sociale a quello di ecogiustizia e la messa in atto delle politiche in base agli obiettivi dell'Agenda 2030 e la cultura della sostenibilità. I dati illustrati provengono da rapporti e documenti ufficiali e fotografano la situazione attuale in cui versa l'America Latina e dei Caraibi. Grazie a Francesca Cubeddu per averci presentato questo articolo e passiamo adesso all'ultima presentazione dell'articolo Politiche urbane per l'economia circolare, tre città europee a confronto di Marco Ingrassi e Maria Claudia Cusumano. Prego. L'articolo Politiche urbane per l'economia circolare e tre città europee a confronto è stato scritto a due mani da me, Marco Ingrassia, e da Maria Claudia Cusumano, entrambi dottorandi di ricerca presso l'Università di Enna Core. E l'obiettivo dell'articolo è quello di poter analizzare in che modo diverse città europee, tre in particolare, stanno sviluppando le proprie strategie per la transizione verso l'economia circolare, riconoscendo nell'economia circolare uno strumento fondamentale per poter ridurre l'impatto antropico dei sistemi urbani e poter guidare in questo modo la transizione verso la sostenibilità e verso stili di vita sostenibili. Si tratta quindi di un articolo sviluppato in due fasi. In una prima parte vengono individuati quelli che sono i principi di base dell'economia circolare, analizzando la letteratura ed individuando due diversi approcci, un approccio debole e un approccio forte all'economia circolare, basandosi appunto su una simile definizione sviluppata dalla economia ecologica con
fondali. La seconda parte invece sviluppa una vera e propria analisi comparativa di tre casi studio, le città di Amsterdam, Copenaghen e Barcellona, che sono considerate delle capofila nella transizione verso la circolarità urbana. Ora, l'analisi comparativa si basa quindi sull'analisi non solo dei documenti strategici di transizione verso l'economia circolare, ma anche dei documenti delle politiche guida per la pianificazione urbana, riconoscendo quindi nella pianificazione urbana un vettore fondamentale per queste strategie di transizione. Vengono analizzate sia dal punto di vista della catena di valore delle merci, ma anche nella catena dei beni di consumo, ma anche la catena di valore legata all'alimentazione e alla bioeconomia, la catena di valore dell'edilizia e la catena di valore della mobilità, attraverso quindi un approccio olistico che guarda la città come dispositivo in grado di guidare e di determinare specifici stili di vita e specifici funzionamenti organizzativi. Vengono quindi individuate delle criticità e dei punti di forza, individuando quindi dei suggerimenti per future ricerche, ma anche degli elementi fondamentali per l'applicazione di simili strategie e queste politiche in contesti quali quello italiano. Grazie a Marco Ingrassia, grazie a tutte le autrici e gli autori che ci hanno inviato queste presentazioni online. Questi sono gli articoli che volevamo presentarvi oggi. Come già riferito, vi sono ancora altri 4 articoli che appunto vi invitiamo a visitare il sito di Cultura della Sostenibilità. Speriamo di avervi incuriosito. Vi invitiamo anche a seguirci sui social Facebook, LinkedIn e Instagram. E passo adesso il testimone alla direzione della rivista, Aurelio Angelini. Grazie, grazie Maria Claudia, grazie a tutti e a tutti per questa presentazione. Io credo che chi ci ascolta avrà avuto tanti stimoli per poter non solo andare sul sito, ma anche possibilmente abbonarsi, perché la rivista vive anche attraverso il sostegno che ci viene dall'abbonamento. E che quindi questa presentazione, come altre presentazioni, hanno questa duplice valenza: da una parte far conoscere, incuriosire i lettori specialisti delle discipline della sostenibilità, ma dall'altro anche rafforzare la presenza e il ruolo della rivista. In questo senso, nel ringraziare tutte e tutti, vi invito alla prossima tappa della staffetta. Che verrà poi indicata la data e la modalità in cui verranno presentati gli altri articoli della rivista. Grazie e alla prossima tappa. Do la staffetta a chi proseguirà questa attività nel prossimo luogo in cui si svolgerà la presentazione.